Anche quando va magra per i porcini, comunque ci sono i funghi sui prati. Guardate qui, c'è questo mucchietto di pratajoli che sta venendo fuori. Qui che è già spuntato. Poi ne vedo già anche uno qua giù. Ho anche già raccolto un paio di altri belli. Guardate qui. Belli, sono tutti direi Agaricus campestris. Questo è ancora chiuso. È un po'. Ecco qua un altro prataiolo, in questo caso però si tratta molto probabilmente non di un Agaricus campestris come gli altri, ma di un Agaricus arvensis, i cosiddetti turini. Oh, com'è duro, com'è grosso. Vedete, ha una forma un po' diversa, molto più tozzo, con questa cuticola leggermente che tende al giallino e soprattutto tende al giallo alla manipolazione. Ecco, qua ci sono altri due turini di Agaricus arvensis. Qui si nota bene la differenza invece dei due Agaricus campestris. Notate il portamento, questo dei campestris. E questo invece è molto più tozzo degli arvensis, che quasi si fanno fatica ad estrarre dal terreno. Uno. E due. La forma del cappello, anche un po' le dimensioni differenziano questi due funghi, e le sfumature sul cappello che qua sempre gialline, soprattutto dopo manipolazione, mentre l'arvensis rimane bianco, al massimo tendente un po' al rossiccio. Eccone degli altri belli, un bel pratiolino. E qua questo che vedete è già più maturo, le lamelle molto scure, questo è proprio al limite della maturazione. Con le lamelle un po' più scure sarebbe stato comunque da scartare, perché significava che già era un fungo abbastanza vecchio. Ecco degli altri funghi di prato commestibili. In questo caso parliamo di vesce. Ci sono tanti tipi diversi di vesce. Importante per la loro commestibilità è che la gleba, la carne interna, sia sempre bianca, bianchissima. In questo caso il fungo è molto sodo, giovane, la carne è bianchissima e quindi è buono. Invece esemplari più adulti hanno la carne che va via via ingiallendo fino a diventare marroncina, quello ovviamente non è più commestibile, e una volta arrivata a maturazione la parte qua sopra del carpoforo fa puff, esplode e rilascia tutte le spore. Quando decidete di dirigervi per prati a cercare funghi come appunto gli agaricus o le mazze o anche le vesce, controllate in dei pascoli così, magari anche di media alta montagna, dove c'è l'erba abbastanza bassa, e spesso, come potete immaginare, essendo funghi saprofiti, crescono proprio dove trovano nutrimento, come capite. Esatto, proprio lì nel mezzo. Questi erano anche belli. E un'altra bella famiglia di turini per chiudere la giornata. Guardate che belli. Due già grossi, gli altri ancora giovani. Oh! Saltato via. Belli sodi, belli belli. Qui invece c'è una famiglia di mazze di tamburo piccoline che stanno spuntando. Guardate che belle queste, fra 3 giorni sono belle aperte, grosse.
sperando che non passi nessuno.